conti in ordine all'INAIL. Il bilancio 2014 infatti chiude con un risultato positivo di quasi 480 milioni di euro, anche se in diminuzione del 36% rispetto all'anno precedente. La relazione annuale sul 2014 presentata dall'INAIL registra inoltre il calo degli infortuni e la crescita delle malattie professionali. Marino. Sì, i tre dati essenziali di questo rapporto sono esattamente questi, quindi un risultato positivo, un calo degli infortuni che peraltro è in linea con gli andamenti degli ultimi anni. Pensiamo che dal 2014 al 2013 il calo è del 4,6%, ma rispetto al 2010 il calo del numero degli infortuni è addirittura del 24%. Il 18% di questi infortuni sono verificati fuori dalla zona, normalmente su un mezzo di trasporto, quindi con quello che tecnicamente si chiama incidente in itinere. Le denunce mortali di infortunio sono state 1107, erano 1215 nel 2013. Se calano gli infortuni sul lavoro, aumentano però le malattie professionali. La relazione dell'INAIL conferma l'andamento crescente, infatti sono state 57.000 le denunce presentate nel 2014 contro le 52.000 nel 2013. Bisogna tenere presente però che non tutte le denunce presentate si trasformano in un riconoscimento delle malattie professionali, mediamente un terzo delle denunce porta poi al riconoscimento di una malattia professionale.